Elvira Codanotari nasce a Salerno nel 1875. Si trasferisce a Napoli con la famiglia, dove incontra il suo futuro marito, Nicola Notari. Qualche anno dopo, i due creano la Dora Film, un piccolo laboratorio che si trasformerà in casa di produzione di lungometraggi, cortometraggi e video musicali, diventando una delle più famose d'Europa. Nei primi decenni del 1900, le opere della regista campana venivano esportate addirittura in America. Difatti, il primo videoclip, un breve film su una canzone, è nato proprio grazie all'egregio lavoro della Notari. Elvira è caparbia, la chiameranno la marescialla. È autoritaria e non si arrende di fronte a nessun ostacolo. Carmela la pazza, figlio del reggimento, Gennariello il figlio del galeotto, sono solo alcuni dei titoli dei circa 60 lungometraggi che realizzò. Nelle sue storie c'è il melodramma, ma anche qualcosa in più. Realismo crudo, le immagini di corpi martoriati dalla povertà. Il mondo che ritrae è infatti quello della Napoli dei bassifondi, delle case dei pescatori, il dramma di chi non ha niente. Non è facile per Elvira, per una donna, essere regista. All'epoca la Notari non poteva neppure dichiararsi come tale, né tantomeno poteva affermare di avere una propria società. A quel tempo non era ancora permesso alle donne di comparire come imprenditrici. Nonostante ciò, Elvira continua. Negli Stati Uniti verrà organizzata la Dora Film of America. I primi videoclip musicali venivano inviati proprio agli immigrati italiani in America che avevano il desiderio di rimanere in contatto con la propria terra d'origine. Poi Elvira deve arrendersi al nuovo modo di fare film, che lentamente escluderà le donne dalla produzione. Così nel 1930 la Dora Film chiude i battenti. Ancora oggi però i grandi traguardi raggiunti dalla Notari vengono ricordati e riconosciuti internazionalmente nel nome del cinema italiano, nel nome del cinema femminile.